Maurizio Busso. Essendo io il responsabile di questo notebook, il mio è anche un intervento di prova per vedere se l'autore mi sente. E io ho praticato per tutta la vita una scienza dura, sono stato un fisico, adesso sono in pensione, e sono stato un fisico grazie al merito di mio padre e di mio nonno. Perché io provengo dal Piemonte, come il mio accento sicuramente tradisce, ma dalla parte povera del Piemonte, molto vicina a quella da cui provengono i nonni di Papa Francesco. E in qualche modo, senza il merito di queste persone, io non avrei potuto fare emergere, sarei rimasto un contadino povero delle Langhe. Per cui è chiaro che, per quanto tutti e tre i relatori abbiano illustrato molto bene, approfonditamente, il significato che si dà, il significato negativo che si dà al termine meritocrazia, da distinguere da quello sostanzialmente positivo che si dà al merito, è chiaro che io ho qualche difficoltà a seguirvi e ho provato a superare questa difficoltà cercando dei sinonimi. Dico, ma allora, ok, se io voglio dare ragione agli autori, che mi sembrano molto, molto ricchi di significati positivi, quali altri termini userei al posto di meritocrazia? E mi hanno colpito le ultime parole sulla democrazia, su cui un po' dissento, perché esiste un movimento, adesso non bisogna parlare di movimenti politici qua, però è significativo il nome. Esiste un movimento creato, credo, se non sbaglio, dalla comunità di Sant'Egidio, che si chiama Demos, che vuol dire democrazia solidale. E quindi non è poi. Enrico non voleva dire questo, voleva dire che il fatto che democrazia sia un termine che lo usiamo positivamente, Sì. lui quasi provocatoriamente ha voluto dire No, guardate che alle origini alle dico, origini, non no, è che certo. era una No, critica no, della no, no, democrazia. no, questo è chiaro, questo mi era chiaro, però voglio dire, almeno nell'uso comune di oggi, certi termini che finiscono in crazia non sono diventati negativi, no? E nel mio immaginario anche meritocrazia era così. Però accetto le vostre critiche e provo a trovare dei sinonimi. Uno non l'ho trovato, ne ho bisogno di più di uno. Il primo è fatica, il secondo è impegno. Fatica è sinonimo di merito, non di meritocrazia. Impegno, Sì, no, però, quando noi sacrificio, eccetera, eccetera, sono esatto, sinonimi di merito, sacrificio non e di abilità, meritocrazia. anche abilità, perché due, la fatica va bene, ma due di questi termini, impegno e abilità, sono plurisemiche, oggi si parla anche dei diversamente abili. Ho letto l'altro giorno di non mi ricordo più quale migrante arrivato con i barconi che adesso sta emergendo come calciatore perché è bravo a giocare il calcio e sta mettendo in atto una propria abilità che in qualche modo nel suo paese non avrebbe potuto mettere in atto, persino con le discriminazioni che abbiamo in Italia, in qualche modo qui gli è riuscito. E poi quello di impegno. Impegno che può essere per l'affermazione di se stessi, ma anche l'impegno a favore degli altri. E mi è venuto in mente che queste tre parole sarebbero applicate a quello che forse è il simbolo del prendersi cura, San Francesco. San Francesco ha fatto una gran fatica per imporre il suo modo di vivere, la sua regola. Ci ha messo tutto l'impegno e sicuramente ha saputo far emergere dalla gente abilità insospettate. Ecco, forse se sostituiamo allora meritocrazia con questi termini, allora possiamo andare un po' d'accordo. Grazie. Io, se siete d'accordo, raccoglierei magari qualche domanda e poi. Che puoi leggerlo direttamente.
preferisco perché almeno sei visibile e inquadri bene la distribuzione. Allora. La collaborazione dell'amico Franco Faina. Sì, allora questo viene da un socio dell'Istituto Conestabile, Gianfranco Faina. Che dice nella prefazione il professor Salvatore Cingari scrive: Don Tonino non usa mai la parola meritocrazia, ma è un critico severo della società del sorpasso, dello scavalcamento, dello sgomitare, della scalata per la carriera alle spalle del debole, cioè della società meritocratica che fa del successo l'unico criterio per giudicare una persona. Ma io obietto, perché definire meritocratica una società che fa di tutto per oscurare e scavalcare il vero merito? Questo è al contrario una società da definire arrivista, carrierista o titolocratica. Ridiamo invece al merito il giusto significato e valore, come anche indicato nella nostra Costituzione, che all'articolo 34 dice capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, e come sollecita Luca Ricolfi nel suo recente libro La rivoluzione del merito. Concordo con Ricolfi, il merito di una persona è definito congiuntamente dalla sua capacità, impegno e valori. Riconoscere il merito significa premiare una persona per le sue vere qualità e non per il titolo successo che ha raggiunto n'importe com. Il merito, quando è riconosciuto, posizione e titolo, diviene un bene collettivo a vantaggio della comunità, arricchisce il patrimonio umano della società. Noto anche che nella parabola dei talenti del Vangelo di Matteo il Signore riconosce il merito, distinguendo tra capacità che sa essere in ciascuno diverse e in base alle quali distribuisce gli incarichi, di impegno che valuterà severamente in modo indipendente dalla capacità. È un monito per tutti. L'uso del termine meritocrazia è stato introdotto da alcuni filosofi e sociologi e poi è entrato nel linguaggio politichese con influenze post-sessantottine. Importante ora rivalutare il concetto di merito quale valore primario e agli antipodi rispetto a carrierismo e titolocrazia. Quindi questo è un intervento eventualmente per Salvatore Cingari. Dopo, non so se ci sono altre domande. Certo, c'è anche... Allora, questo Gigi Massimo. Vabbè, ho capito. Cioè non c'ho obiezioni, quindi sono d'accordo. Ecco, questo lo premetto. Le cose che mi sono, diciamo, più colpito e che ritengo più utili. Intanto questo concetto di cura, che è un atteggiamento della cura complessivo che non è beneficenza né individuale né di gruppo, ma è una visione attuabile per una gestione della nostra società e del nostro mondo. Questo lo ritengo fondamentale. Non so questo quanto confliggo faccia fare qualche passo in più la dottrina sociale della Chiesa. A me mi sembra che un pochino da terremoti nella sua struttura, perché va molto più avanti, insomma. Poi, altro punto importante, quello che sottolineava il Rettore, era il discorso della comunità, che non è un'esperienza solo intellettuale. Cioè la comunità non la si studia solo, che c'entra? L'esperienza culturale deve essere la base, insomma, a qualsiasi comportamento, a qualsiasi atteggiamento. Non deve essere una cosa fatta tanto per fare. Però accanto a questo discorso della valenza, diciamo, culturale, la comunità è la capacità di vivere con il prossimo e non individualmente, cioè vivere con il prossimo non solo quando si dice con i deboli e roba del genere, ma anche viverlo con il proprio gruppo, cioè non esiste un senso di comunità e direi un senso del cristianesimo se non è comunitario, non è individualistico secondo me il cristianesimo, forse sbaglio insomma, però ecco. Ecco, e anche il senso della comunità è anche confidenza, penso, con la Bibbia, perché una confidenza che non deve essere devozionistica,
perché soprattutto sulla parola c'è stato uno sviluppo esegetico formidabile, insomma. Non possiamo più legarci all'esegesi nemmeno dell'ultimo catechismo che è stato scritto 30 anni fa da Antonelli quando era vescovo di Perugia, insomma. Ecco, quindi il discorso di questa confidenza, di questa profondità con la parola è fondamentale, insomma, perché... E è fondamentale anche il senso di, se volete, della preghiera, cioè la liturgia non è una cerimonia, insomma, no? È la base di rinnovamento anche ecclesiale. Io su questo ci sono molto attaccato, perché ricordo sempre che il primo documento del Concilio è stato la Costituzione sulla liturgia. Quindi è un modo attivo di vivere e comunitariamente verso il mondo. Ringrazio da vecchio, diciamo così, presente nel Conestabile il Rettore, perché ha detto che questo luogo va conservato. Speriamo che ci riesca, secondo me però è anche importantissimo che il lavoro che sta facendo per rigenerare un luogo come la Straniera, un luogo di cultura come la Straniera, che non è più, che vedo, almeno un tentativo suo lo interpreto così, come un sentiero di incontro con il mondo nuovo che nasce, perché abbia un senso, una crescita con un senso di giustizia, di libertà, di senso. E ecco, l'università per stranieri non è solo, almeno mi pare così, un luogo per studenti, ma anche un luogo per la città, perché fare cultura per la città. E questo, di questo io ne sono estremamente grato, perché se ne è sentito l'impoverimento di questa capacità della città di esprimersi, insomma. Grazie. Allora, Luca Ferrucci e poi Livio Rossetti. Congratulazioni ai relatori, lo considero veramente una bellissima occasione di riflessione. Volevo provare a approfondire in un minuto e mezzo quello che il professor Cingari ha detto a proposito di una certa metamorfosi del capitalismo, citando Piketty e citando anche un certo capitalismo finanziario rampante. Quindi non sto a approfondire questi due concetti, li do per scontato. Io credo, aggiungerei, che si va manifestando da anni un terzo ingrediente di questa metamorfosi, ed è di come l'ideologia della meritocrazia si vada applicando alla remunerazione del lavoro. Cioè, noi immaginiamo che la struttura dei salari, la struttura della remunerazione del lavoro sia sempre l'espressione del merito. Invece esiste un'ideologia della meritocrazia che sta e che ha pervaso anche la struttura delle remunerazioni del lavoro. Porto un esempio molto semplice. C'è un osservatorio sulle remunerazioni negli Stati Uniti delle società quotate in borsa, alla borsa di New York. Sapete qual è quest'anno il differenziale, cioè il divario salariale tra l'amministratore delegato e il suo lavoratore medio? Non il lavoratore più basso. Ha superato la soglia di 400 questo indicatore. Cioè significa che questo amministratore delegato in un solo giorno di lavoro guadagna più di 400 giorni di lavoro del proprio lavoratore. Ecco, questo è un indicatore di diseguaglianza che non ha nulla a che vedere con il merito, ma è di come l'ideologia della meritocrazia diventa talmente pervasiva al punto di legittimare il fatto che perfino i differenziali delle remunerazioni del lavoro sono sacre e inviolabili e intoccabili. E questo è un percorso che, come dire, mi verrebbe voglia di dire, forse sarà un po' un'eresia, ma se Marx nascesse oggi, forse non direbbe più che c'è il conflitto tra capitale e lavoro, forse c'è, ma che avresti da un lato il piccolo azionista tassista di New York che gli dicono che se vuole farsi la pensione deve investire i risparmi in un fondo pensione che investe in azioni, quindi il capitalista piccolo,
Sulla stessa barca di questo tassista di New York ci sta il lavoratore di un'azienda quotata e poi ci sono i top manager che sono una nuova casta inviolabile che guadagna più di 400 volte, no, quello che guadagna il suo lavoratore. Allora attenzione, perché l'ideologia della meritocrazia è diventata pervasiva rispetto anche alla remunerazione del lavoro. E non lo vediamo solo negli Stati Uniti, lo vediamo in tutti i vari meccanismi nei quali si va a incardinare la struttura salariale. C'è l'intervento del professor Rossetti. Scusandomi per essere operaio dell'ultima ora, osservo un paio di cose. La prima, guardo al mondo cattolico, e il paradiso bisogna meritarselo. E ci vogliono, sono le buone azioni, le preghiere, i sacrifici. Un tempo c'era il cilicio, che era un acceleratore di merito, per fare una specie di scalata sociale tra gli aspiranti al paradiso. E in questa logica ricordo che, come dire, quando io prego perché c'è un problema, c'è un dente che mi duole, e dico, ma mi sto dando, che altro posso fare? È tempo che ci sia una risposta, cioè i meriti che potevo acquisire li ho acquisiti. Questa dimensione la terrei presente, è vero, anche se fa parte del passato. E poi dopo, sì, io mi riconosco in quanto diceva Maurizio Busso, nel senso che vengo da un'epoca in cui si auspicava un po' di meritocrazia, perché era il regno dei raccomandati e di coloro che erano inseriti nel sistema, vedi i comunisti nei paesi comunisti, i democristiani da noi e così via, e che andavano avanti indipendentemente dal merito. Allora dico, mettiamo in circolo la parola creissocrazia, perché come democrazia è usata in maniera impropria, nel senso che il demos non è il popolo, ma per così dire il popolino nell'accezione antica, è vero. E quindi era, come dire, una dittatura del proletariato poteva essere. Invece a noi questa idea non ci sfiora nemmeno, la democrazia è parti uguali, è vero. E così qui io parlerei, mi piacerebbe poter parlare di creissocrazia, poi chiediamo al professor Beconi di controllare la pertinenza del neologismo, è vero, e distinguerla dalla democrazia. Poi che in America e altrove, e ogni tanto anche da noi, si usa il termine anche in questo senso qui, vabbè, fatti loro, io non censuro questo uso, come non censuro l'appello alla democrazia, poniamo, del Partito Democratico, che non è che non si identifica con un ceto sociale. Ecco, era questo che volevo condividere con voi, grazie. Bene, io articolerei la risposta dando la parola a ciascuno per la parte che, diciamo, per chi è. Sì. Va bene? Allora, sicuramente queste sollecitazioni critiche che sono arrivate meriterebbero, diciamo, delle risposte articolate quanto un seminario di altre due ore. Io l'ho detto prima, era abbastanza difficile. E vi dico, sono anche
Io ho avuto modo anche all'università di fare alcuni corsi su questi temi e sono i problemi che vengono fuori anche ai ragazzi, perché i ragazzi si sono formati in questo tipo di società, quindi è normale che vengano fuori questi dubbi. Allora, provo a dire qualcosa. Innanzitutto è stata richiamata la Costituzione, c'è un livello di discorso da far emergere, cioè innanzitutto è vero che la nostra Costituzione dice che lo Stato deve intervenire per garantire a tutti pari opportunità di partenza. Quindi se noi prendiamo per buona l'idea che per esempio diceva il Signore, cioè di valorizzare l'impegno e le abilità delle persone, ovviamente per prima cosa bisogna anche parlare di pari opportunità di partenza. Però questo non è scontato, perché il discorso che ha fatto Nino Bello, che facciamo noi, lo facciamo in una società che da decenni diventa sempre più diseguale e garantisce sempre meno opportunità di partenza. Allora, quello che noi mettiamo in causa non è sicuramente il significato del merito, poi dopo ci tornerò sul merito, ma vorrei dire non è nemmeno l'idea, perché poi come giustamente qualcuno di voi ha detto, ognuno può usare il termine meritocrazia come gli pare, perché ognuno può reinventare la lingua, non è un problema. Quello che qui è in causa è l'idea di meritocrazia come ideologia, cioè il dire che nella nostra società chi per esempio fa il top manager se lo merita perché ha il master preso a Los Angeles e perché ha studiato rispetto al proletario, come prima diceva il Signore. Quindi il termine governo dei migliori, no? Per il governo Draghi è venuto fuori apposta. Dopo la fase della pandemia in cui si sono dati soldi a tutti, eccetera, perché c'era un governo un po' straccione che pensava ai poveri e tutto quanto, era necessario passare a un governo di gente competente, dove poi magari è un dettaglio che c'era Di Maio al Ministero degli Esteri, io comunque ho fatto solo un esempio, poi ce n'era tanti altri che potremmo fare, in cui invece si torna a fare una politica dei migliori, ma nel momento in cui non viene messo in discussione quel sistema economico che porta a accentuare e a riaprire le diseguaglianze, è ovvio che la storia che ha raccontato lei della sua famiglia è una storia che possono raccontare sempre meno persone, perché negli Stati Uniti o in Italia, ormai in Italia le persone hanno difficoltà a iscriversi all'università, nonostante che noi in Italia abbiamo ancora tasse universitarie estremamente basse, eppure fra il caro affitti e il caro energia e via dicendo, la gente non si iscrive più all'università. In Inghilterra non è che la gente inizia, cioè è da tempo che ormai non va più all'università. Il libro di Sandel, La tirannia del merito, quello di qualche anno prima di Markowitz, sempre su questi temi, sono incentrati solo sugli Stati Uniti di fatto, e sono dei libri che raccontano la storia secondo cui ormai negli Stati Uniti, per andare a far parte di quell'elite di top manager di cui prima il nostro amico ha raccontato, che guadagnano 400 volte la media dei lavoratori e 4.000 volte tante altre persone, per diventare in quel modo devi avere determinati titoli presi all'università, passare determinati test che passano solo le persone che hanno la famiglia che gli paga i corsi fin da piccoli. Ormai negli Stati Uniti, mentre ancora negli anni 50 e 60 poteva capitare che il figlio di un avvocato si sposasse col figlio di un benzinaio che magari abitavano nelle villette accanto, ora non succede più, c'è una divisione sociale che è anche razziale, quindi il primo livello è questo. Chi parla di meritocrazia come Ricolfi, che purtroppo appunto il nostro, chi era questo signore? Gianfranco Faina, che ringrazio comunque per la sollecitazione, importante perché dà modo di articolare il discorso,
E Ricolfi non mette in discussione il nostro sistema economico, no? Allora, Ricolfi cosa mette in discussione? Tenete conto che questo è il ragionamento con cui siamo arrivati al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Cioè l'idea è che la colpa per cui oggi ci sono persone che non ce la fanno è perché la scuola è stata rovinata dal 68 e quindi è una scuola che non va incontro al merito e pensa soltanto a includere i più deboli. Tanto che siamo arrivati a che Galli della Loggia, celebrato editorialista del principale giornale italiano, il Corriere della Sera, nonché accademico di una certa vaglia, ha detto che la scuola italiana paga pegno perché ha per anni cercato di includere le persone diversamente abili. Ecco, quindi il primo livello è questo, il livello delle opportunità. Allora, finché non c'è uguaglianza di opportunità, il discorso meritocratico è un discorso ideologico, cioè che prende in giro le persone. Punto primo. Poi c'è un altro livello. Se anche le opportunità fossero alla pari e quindi ci fosse una gara libera fra i soggetti, nel momento in cui la società fosse modellata solo su questa idea dei migliori, e allora in questo caso si riprodurrebbero le diseguaglianze di partenza, perché i più forti vincerebbero sui più deboli, come avviene, trasmetterebbero i loro privilegi ai figli, e quindi quell'effetto di apertura alle possibilità che diceva il signore prima si viene ad annullare. Di qui la necessità di meccanismi e dispositivi di redistribuzione, per chi crede che il capitalismo possa essere il sistema migliore. Altri poi pensano che bisognerebbe anche pensare magari ad andare al di là, però queste sono discussioni che davvero non si possono fare in questo momento. Quello che va considerato, ma persino, dicevo, Rosi Bindi di recente ha detto che il capitalismo è in crisi e bisognerebbe riconsiderarlo seriamente. L'ha detto Rosi Bindi e l'ha detto persino Romano Prodi. Ecco, quindi poi penso che il Papa pensi anche qualcosa anche di più. Comunque, a prescindere da questo, non è necessario essere anticapitalisti per rendersi conto che attualmente il capitalismo non sta più dando benessere alla maggioranza delle persone. E finisco, perché tante cose non le posso dire. Un altro elemento di questo Ministero dell'Istruzione e del Merito qual è? È l'idea che la scuola e poi anche l'università sia fatta per creare l'elite dei migliori e non per elevare l'intero corpo sociale della nazione. La scuola, perché diceva, non mi ricordo se lo diceva Marco o Enrico, il prefatore che era Cesare Mannucci, che era un sociologo olivettiano, di Olivetti, quindi non un bolscevico, ma un capitalista Olivetti era un capitalista dal volto umano, diciamo, vagamente. Lui diceva, per questo diceva che era la meritocrazia e il contrario della democrazia. In questo senso qui vi dico l'ultima cosa: è vero che nella Costituzione c'è questo l'articolo che dice che i meritevoli devono essere aiutati con borse di studio per arrivare ai più alti gradi, ma va coniugato con l'articolo 3, che dice che vanno rimossi gli ostacoli che limitano le pari opportunità. Però attenzione, l'articolo 3 non dice pari opportunità di competere per primeggiare e diventare più forte degli altri, pari opportunità di realizzare la propria personalità, quindi i propri talenti, i propri meriti, che è termine evangelico, come disse la Stroppa, per esprimere i propri talenti, i propri meriti, che sono diversi da persona a persona. La persona diversamente abile ha, per lei, per una persona diversamente abile, lo sforzo si valuta in modo diverso, così come determinate capacità. Ognuno ha il suo valore, che è la ricchezza della vita e della società. E il considerare le abilità e lo sforzo
come motivi per dire io sono migliore degli altri perché mio padre ha fatto questo e quest'altro, quindi io merito di più, ho più diritti e merito più privilegi, è una cosa che ci porta di nuovo verso l'aristocrazia, eh? Anche perché poi c'è l'elemento della fortuna che richiamava sempre Mauro, c'è il libro di Frank, poi mi zittisco veramente, che è veramente una chicca di questo economista americano, che ci mostra come nel mercato globale, nella globalizzazione di oggi ormai, se una persona ha la fortuna di essere un po' sopra di un altro, non so, è uno che è capace, un astrologo, che su internet ti dice quali sono. Se questo astrologo praticamente è leggermente più bravo di un altro, ovviamente nel mercato globale ti prende tutto sostanzialmente, e quello che è leggermente meno bravo non c'ha praticamente più niente. E perché quello alla fine non è che è più bravo, ma è riuscito anche per fortuna a occupare tutta quella fetta di mercato. Allora, il mercato globale è un mercato in cui la fortuna fa sì che il primo prenda tutta la torta rispetto al resto, e si arriva a questa situazione per cui uno come Elon Musk o Zuckerberg hanno il patrimonio di hanno tanti soldi quanto uno stato di Centro America. Ma se lo sono meritato così tanto? Cioè, è ovvio che Zuckerberg e Elon Musk hanno una testa così, cioè hanno abilità immense e si saranno anche sforzati parecchio, si sono sforzati parecchio, ma è giusto che uno si è sforzato parecchio e ha una testa così, ci abbia milioni di volte di privilegi rispetto a una persona normale e tranquilla? Non credo che sia giusto, sinceramente, non credo. Questo è il discorso della meritocrazia come ideologia, perché noi qui siamo a parlare della meritocrazia come ideologia. Se poi vogliamo definire meritocrazia qualcosa di bello che ci piace, eccetera, siamo liberissimi di farlo. Vabbè, Salvatore ha già detto tanto. Quando tu parlavi del questo problema delle condizioni di partenza, no? Cioè che tante volte sono le condizioni di partenza che indirizzano i percorsi, e quindi poi alla fine non c'è mai la possibilità reale di, come dire, che il merito vero e proprio in qualche modo prevalga. Mi è venuta in mente la frase di Don Milani, che Don Milani è stato evocato prima, ma quando diceva non c'è ingiustizia più grande che fare parti uguali tra disuguali, perché effettivamente il rischio poi di questa ideologia è che si tenda a fare parti uguali, cioè a dire chi è più meritevole, ma in realtà sono diseguali, perché sono stati diseguali fin dalla partenza, diciamo, no? Questo tu hai fatto l'esempio degli Stati Uniti, ma si potrebbe fare in tanti contesti, parlando della scuola elitaria. Beh, la Francia con l'école c'ha proprio dei percorsi elitari, come dire, formalizzati, istituzionalizzati, ma poi questo è vero da tante parti. E io però vorrei ricondurre un attimo all'università, cioè a me sembra che il rischio della meritocrazia dentro l'università è che sostanzialmente si mettono in competizione gli studenti uno con l'altro, cioè si va al confronto, alla competizione, e io lo considero sbagliato proprio nell'essenza, perché penso che la competizione ciascuno debba viverla con i propri limiti, se vuole migliorarsi ovviamente, poi non è che nessuno è obbligato a fare sforzi di nessun tipo, però io ho l'idea che il merito sia essenzialmente il superare i propri limiti, cioè il confrontarsi. L'impegno è un impegno, diciamo, con se stesso per provare, io per dire, chi ha una pigrizia, una difficoltà, una cosa, si confronta con quella per vincerla e per, come dire, migliorarsi. Questo secondo me è un concetto un po' basilare. Quando invece, perché poi è vero che il mondo è competitivo e quindi alla fine, per esempio nel mondo del lavoro, la competizione esiste e quindi non è che si può eludere questo problema, no? Però già all'università mettere in competizione gli studenti gli uni con gli altri, secondo me è un errore
drammatico. Gli studenti devono sapere che nel loro percorso il merito è superare i propri limiti, le proprie pigrizie, le proprie resistenze di fronte allo studio, di fronte al miglioramento, cioè poi dopo non è che il merito pure sia un dogma, cioè non è che il merito sia, come dire, la virtù suprema, c'è anche chi non ha meriti e va bene lo stesso, insomma io sono dell'idea che non bisogna neanche assolutizzare, cioè nel senso che poi il merito è bene, è giusto, diciamo chi tende a migliorarsi ovviamente ha dei meriti, però poi non bisogna neanche in qualche modo, come dire, classificare, no? Quindi c'è il rischio, poi c'è anche studenti che non hanno meriti, che non studiano, ma non è che noi li possiamo, poi ognuno fa i conti con la propria vita, insomma, non spetta a nessuno di noi classificare o incasellare. E vorrei citare una frase che mi sono dimenticato prima di citare, invece secondo me è molto carina, di Don Tonino Bello, che spiega un po' di cose in generale, cioè lui dice una cosa che a me piace molto, pace, parla della pace, dice pace non è un vocabolo ma un vocabolario, e ci mette dentro questo vocabolario economia di giustizia. Questa cosa che diceva Luca Ferrucci è drammatica, cioè effettivamente qui non stiamo parlando di manager che guadagnano 4-5 volte ma 400 volte, cioè è una roba assurda se ci pensate. Quindi economia di giustizia, disarmo, diritti umani, partecipazione, rispetto della persona, democrazia, bene comune, cioè la pace è un vocabolario, è un universo, e dentro questo vocabolario ci stanno anche questi temi qui, cioè cura della persona, dialogo, accoglienza. Se questo vocabolario diventasse un vocabolario comune, un vocabolario adottato dalle persone in maniera più convinta e più collettiva, adottato da tanti, beh, le cose cambierebbero, perché veramente si supererebbero tanti problemi che oggi sembrano insuperabili. Grazie. Posso? Certo, sì. Sì, allora... Volevo soffermarmi non su tutte le cose che sono state dette, perché in alcuni casi erano delle riflessioni più o meno condivisibili, mi volevo soffermare di più diciamo su quelle che mi sono sembrate delle obiezioni, che poi ridotte all'osso mi sembra che vadano a parare tutto alla distinzione tra merito e meritocrazia, cioè a una questione linguistica, per non dire lessicografica. Però, prima di dire altre due parole su questo, perché poi mi sembra che sia la questione fondamentale, altrimenti non ci capiamo, uno parla di merito e intende la meritocrazia, l'altro parla di meritocrazia ma il primo capisce merito, e quindi è come se si stesse parlando di cose diverse. Però volevo dire che c'è stato un bel intervento sulla questione della meritocrazia applicata alla struttura salariale. Ecco, Don Tonino, che si era formato a Bologna come cappellano di fabbrica, in uno scritto che forse non ho citato, oppure se ho citato lo scritto non ho citato questo passaggio, si sofferma sulla questione degli incentivi che dividono i lavoratori, e lo stesso Papa nel discorso all'Ilva di Genova del 2017, che poi, come ho detto, è stato scritto da un illustre economista e anche illustre studioso della Bibbia, accenna a questa questione quando dice, aperte le virgolette, quando un'impresa crea scientificamente un sistema di incentivi individuali che mettono i lavoratori in competizione fra loro, magari nel breve periodo può ottenere qualche vantaggio, ma finisce presto per minare quel tessuto di fiducia che è l'anima di ogni organizzazione. Allora, che cosa volevo dire sulla questione merito-meritocrazia? Allora, siamo d'accordo che merito è sinonimo di impegno, di sacrificio, di sforzo, di fatica. Però la Costituzione, come ho detto, è antimeritocratica. Ci sono 6, 7, 8 articoli della Costituzione, o meglio disposizioni, che a volte sono nello stesso articolo. Una volta mi ero divertito a contarli in un articolo che ho scritto qualche anno fa, che parlano di merito. Però nel contesto di una prima parte della Costituzione che è tutta incentrata, e mi riferisco in particolare all'articolo 2 sulla solidarietà e all'articolo 3 di cui ho già parlato sulla partecipazione, la rimozione degli ostacoli sulle strade dei deboli,
quindi di una parte, prima parte della Costituzione, che è sostanzialmente un catalogo delle fragilità umane. Chi ha scritto la Costituzione di tutto si è preoccupato, tranne che della gara, diciamo, a cui pensa, come si chiama, il cantante, dice, uno su mille ce la fa, Gianni Morandi, ecco, quella canzone è sostanzialmente, diciamo, la canzone dei meritocrati e dei meritocratici, perché la domanda è: che fine fanno gli altri 959? E quindi non ci sono tracce di, ci sono rarissime tracce di meritocrazia nella Costituzione, nonostante ci siano degli articoli che parlano di concorso per la magistratura, concorso per la pubblica amministrazione, esame di abilitazione, esame di quinta elementare, borse di studio, eccetera. Quando si parla delle borse di studio si parla dei privi, dei meritevoli privi di mezzi, non dei meritevoli, punto e basta. Allora, che cos'è il merito e che cos'è la meritocrazia? Che cos'è il merito? Ce lo dice meglio di tutti Michael Young nel libro più volte citato. Nella pagina più bella del libro, che si intitola Manifesto di Chelsea, un manifesto scritto dal popolino e in particolare dalle donne, si dice che la meritocrazia è differenza, che il merito è differenza. I meriti sono tantissimi e sono talmente diversi che non si possono comparare, gerarchizzare, classificare, distribuire, diciamo, numerare, pesare, eccetera, eccetera. Un merito è essere un bravo scienziato, un merito è essere bravo padre di famiglia, un merito è saper coltivare le rose e un merito è saper fare il facchino, dice Michael Young. La meritocrazia è tutta un'altra storia, perché in regime meritocratico c'è qualcuno che stabilisce qual è il merito, e il merito è solo quello. E guarda caso è lo stesso merito che possiede colui che ha stabilito cos'è il merito, dal che derivano poi le classifiche, la strutturazione piramidale, le differenze salariali, eccetera, eccetera. Ora, qualcuno mi chiedeva invece, per capire meglio, che cos'è, quali sono i sinonimi di meritocrazia. Allora, i sinonimi che usa Don Tonino Bello, i sinonimi, le parole che lui usa per dire quello che altri chiamano meritocrazia sono egoismo, individualismo, privatismo, intimismo, protagonismo, liderismo, virtuosismo, esibizionismo, borghesismo, perbenismo, carrierismo, arrivismo, rampantismo, affarismo, efficientismo, produttivismo, prestazionalismo, attivismo, aziendalismo, managerialismo. Ce ne sono alcuni, diciamo, di quelli che io considero sinonimi di questi, che in Don Tonino Bello non compaiono, ma compaiono in Don Milani. Sessismo. Se la meritocrazia, come dice il solito economista, è semplicemente il dominio dei più forti sui più deboli, dei pochi ricchi sui molti poveri, il sessismo, cioè il dominio dell'uomo sulla donna, è meritocrazia. Il razzismo, il dominio del bianco sul nero, è meritocrazia. Il classismo, il dominio di una certa classe, di una classe ristretta su tutti gli altri, è meritocrazia. E per tornare al romanzo di Vonnegut, è meritocrazia una società in cui scompare o tende a scomparire la classe media, e appunto in cui appunto ci sono una classe dirigente molto ristretta e che si tramanda il munus, e poi ci sono quelli che possiamo chiamare semplicemente tutti gli altri, il popolino, cioè i disoccupati e gli operai dequalificati. Questi sono sinonimi di meritocrazia. Spero che, se consideriamo questi come sinonimi della meritocrazia, spero che sia più facile distinguere merito da meritocrazia. Resta il fatto che non ha senso considerarli sinonimi, perché se li consideriamo sinonimi, crazia non significa nulla. Resta il fatto che la Costituzione da un lato tutela la televisione, la tecnica e il partito, e dall'altro non tutela affatto la partitocrazia, la tecnocrazia, la meritocrazia, la videocrazia, eccetera, eccetera. Le degenerazioni non sono tutelate dalla Costituzione, e le degenerazioni non sono sinonimi, ma contrari. Grazie ancora. Perfetto. Io ringrazio tutti voi allora per la partecipazione attenta, e soprattutto i relatori che sono stati generosissimi per queste, diciamo, riflessioni
su cui avremo modo anche di tornare, e vi auguro buona serata. Grazie. Grazie a voi, grazie ancora. Grazie mille davvero. Grazie a lei, grazie al professore Cingari, grazie a tutti quelli che sono venuti e intervenuti.